Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Ovviamente non sono solo, al mio fianco, come sempre, Stefano Nava. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Mi aspetto un match spettacolare, Stefano. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Spettacolo e divertimento assicurati quando gioca Cristiano Ronaldo con i difensori avversari, che avranno certamente preparato un trattamento speciale per provare a limitarlo. È difficile ingabbiare un fuoriclasse come lui, una spanna sopra gli altri, e poi risolverti la partita al primo pallone toccato con una giocata, un'invenzione incredibile. Formazione di casa che scende in campo con questi 11. Scelti fra i pali. Danilo per la difesa con Alessandro. Matuidi, Pjanic come centrocampista centrale. L'attacco è formato da CR7 accanto a Gonzalo Higuaín, il Pipita. C'è chi sostiene che anche difendersi sia un'arte, che non tutte le squadre siano in grado di farlo. Beh, nel loro caso sembra diventato ormai il marchio di fabbrica. Curano molto la fase difensiva, è vero, ma penso sia una precisa scelta dettata dalle caratteristiche dell'organico. Difficile che possano cambiare approccio oggi. Bentancur. Palla in mezzo per Cristiano Ronaldo. Non un granché qui il tentativo di testa, girata che è terminata lontana dai pali. Ma credo l'abbia colpita con la parte alta, non con la fronte. Lucas Leiva, Luis Alberto, Correa. Lazzari. Palla che resta in zona pericolosa. Può metterla da lì. Un intervento che vale come un gol. Al tocco in mezzo, non corre rischi, sceglie i pugni, da lì può andare col cross. Lucas Leiva, Luis Alberto, il cross viene intercettato dal portiere. Pjanic, Higuaín. Matuidi, palla verticale di Matuidi. Alessandro non può sbagliare. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro, o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Ha battuto il portiere al termine di una bella azione, molto bella. Gli spazi sa essere devastante. Dovevano chiuderlo prima. Resta comunque la bellezza e lo spessore di questo gesto. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Alessandro.
Bentancur, Higuain, CR7. Sapere ritrovarsi di fronte uno come Cristiano Ronaldo non deve certo aver fatto dormire sonni tranquilli ai difensori avversari, Stefano. Giocatore unico nel suo genere dalla media gol, impressionante, prototipo ideale dell'attaccante moderno. Forte fisicamente, dotato di una tecnica sopraffina, abile nel gioco aereo e con un tiro capace di incendiare la rete. Cercano spazi. Lucas Leiva. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. C'è il fallo e dunque punizione. Lasciano stabilmente il pallino del gioco agli avversari. L'idea eventualmente è quella del contropiede. De Ligt. Bentancur. Palla interessante per Cristiano. Pressione qui sul portatore di palla. È stato fermato dal difensore. Tentativo sventato senza problemi dal portiere. Cristiano Ronaldo. Bentancur. Bentancur. Occasione d'oro, una grandissima parata questa. Bentancur. Pjanic. Matuidi. Bernardeschi. Può colpire da lì. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Splendida davvero la rete di Gonzalo Higuain. Sono d'accordo, Pio. Ha avuto la palla buona e non l'ha sbagliata. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Luis Alberto può sfruttare lo spazio lungo la corsia, cerca l'appoggio al compagno. Sembrava un'azione interessante, così non è stato. Guadagna metri. È tutto solo. Attenta qui la difesa su un cross che poteva diventare. Matuidi. Che gol! Splendida rete! Un gol del grande opportunista, facile. Bisogna essere nel posto giusto al momento giusto. C'è stato il tocco del portiere, non abbastanza, evidentemente, per evitare il gol. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Era quello che si aspettavano tutti qui a bordo campo, Pier. Lazzari ha spazio per andare. Il cross non era male, ma non c'era nessuno. Fin qui sta disputando una prova decisamente positiva. Ha avuto diverse palle gol, riuscendo a infilare il portiere in una circostanza, ma se continua così potrebbe aggiornare presto il suo score personale. Difende bene il pallone dalla arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, punizione severissima, 3-0 dopo i primi 45 minuti. Molto grande la differenza di valori per pensare che in questo secondo tempo possa cambiare qualcosa, vediamo. Radu,
Acerbi. Milinkovic-Savic. Buona qui la lettura del difensore. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è ovviamente fra gli osservati speciali del match di oggi. Giocatore dalle indubbie qualità, potrebbe rivelarsi un fattore per questa sfida, come spesso del resto gli capita. Uno con la sua classe è in grado di decidere il match con una giocata, un lampo improvviso. Vedremo se i difensori sapranno marcarlo a dovere. Occhio al cross di Pjanic, nulla di pericoloso. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Alessandro. Si abbassano, consegnano il pallino del gioco agli avversari, vedremo se sarà la mossa giusta. Cristiano Ronaldo. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Luis Alberto. Avanza, palla al piede. Da lì può crossare. Opportunità. Pallone che finisce in porta. Questo è un pressing portato bene, Pier. Ne hanno approfittato subito. Ha provato di prima e ha trovato un gol stupendo. Ah, come si è coordinato, meraviglioso. Ha lasciato andare bene la gamba, ha trovato il colpo giusto. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Alessandro. Pallone recuperato senza problemi qui. C'è la norma del vantaggio, attacca la Lazio. Luis Alberto. Occhio al suo movimento. Luis Alberto. A campo a disposizione. Coni. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. I tifosi sono scatenati, sentono che la vittoria è un passo, ci credono. La squadra è galvanizzata e vuole chiudere la partita. Lascia il campo sostituito Matuidi. Ti è piaciuto, Stefano? Davvero buona la sua prestazione oggi. Ha segnato il gol che permette alla sua squadra di condurre la gara. Occhio al corner. Ha calciato in maniera completamente scoordinata. Pallone che si è spento abbondantemente sul fondo. Nessun problema qui per il portiere. Non era facile colpirla al volo e far gol da lì. Rabiot. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Arretra per farsi dare palla. A metri sulla fascia. Pallone che è uscito, sarà fallo laterale. C'è il cambio in arrivo. Milinkovic-Savic. Spazio per il cross. Vuole il secondo palo. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Pjanic.
Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Arbitro ha visto qualcosa che non va e dunque fischia il calcio di punizione. È il pipì da Higuain. Ramsey. Gran tocco filtrato di Ramsey. Che gol! Splendida rete! Un gol da grande opportunista, è riuscito a liberarsi e a superare il portiere da due passi. Un gol che non cambia la sostanza di questo match. Sì, ma le squadre come questa hanno sempre fame di gol e continuano a spingere fino alla fine. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Luis Alberto. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Gran pallone di Cristiano. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Ramsey, c'è il tiro di Ronaldo, palla in rete. Questo è un grande gol che rimarca il divario tecnico tra le due squadre. Non si fermano nemmeno dal recupero al risultato che sembra acquisito. Capisco la voglia di dare spettacolo in questi casi, però forse sarebbe anche giusto tirare un po' i remi in barca rispetto alla squadra avversaria. Gara che sta per finire, a quanto pare c'è una distanza insormontabile. Palla a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto resta da giocare. Matteo, ultimo giro di lancette per chiudere questi 90 minuti. D'accordo, grazie intanto a Matteo Barzaghi. L'arbitro dice che può bastare. Non è stata certamente una partita molto combattuta questa. Direi proprio di no, a senso unico sono stati i padroni del gioco per tutto il tempo. Stefano, come valuti la prestazione di oggi di Cristiano Ronaldo? Ha segnato un gol, in generale direi che ha offerto una prestazione più che positiva, contribuendo di fatto al successo finale. Protagonista.